Paternò riabbraccia il carnevale, è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa avvenuta all'interno della biblioteca comunale il programma delle feste grasse in città. Insieme al sindaco, gli assessori Giovan Battista Caruso, Cultura, Salvatore Comis, Spettacolo e Patrizia Virgillito, Pubblica Istruzione. L'inizio giovedì grasso 8 febbraio con musica e maccheroni presso il centro disabili, mentre coriandoli, balli e fantasia sarà il tema del carnevale da giovedì a domenica presso il centro diurno anziani. Lunedì 12 il carnevale dei bambini al centro diurno anziani e strisce filanti, grande festa di carnevale, al centro disabili. Le sfilate dei gruppi in maschera, Maschere in Allegria, avverranno domenica 11 e martedì 13 da Villa Moncada a Piazza Indipendenza, in compagnia della Samba Band. Martedì, giornata conclusiva, anche Chiacchiere in strada e Truccatori di strada. Fra i gruppi e i cantanti che si esibiranno nelle serate di carnevale, anche Franco Morgia domenica, la prima voce dei Beans, e Massimo Di Cataldo martedì. Presentano Mary Sottile, Francesco Motta e Federica Parisi. Un carnevale inclusivo, un carnevale partecipato, un carnevale vissuto. Devo dire che abbiamo avuto la partecipazione delle scuole, di tante associazioni, di artisti importanti, nazionali, ma anche di artisti locali. Ma devo dire che è un carnevale anche che coglie l'aspetto sociale, varie iniziative nel nostro centro disabili, maccheronata mi sembra mercoledì e poi il lunedì di carnevale serata da Zante, nel nostro centro anziani e anche per i bambini con l'enosis e poi giustamente come diciamo artisti locali, artisti nazionali, vedi Rita Corsaro, vedi Mary Gemellaro e poi Franco Morgi e poi Samuele Spina che è finalista di Io Canto e poi ancora Massimo Di Cataldo. Devo dire che i gruppi in maschera che hanno realizzato, mi dicono che una scuola, la Don Milano mi sembra, ha realizzato anche un carro, piano piano lo facciamo ripartire. Abbiamo lavorato tantissimo come amministrazione comunale, abbiamo salvato il comune dal dissesto, però non facciamo mancare niente alla nostra cittadinanza, lo facciamo con tanta umiltà ma con tanta determinazione. Voglio arrivare piano piano, vediamo l'anno prossimo a inserire anche dei gruppi in maschera e incominciare a interessare anche eccellenze del carnevale, ci sono anche dei giovani che si vogliono impegnare per carri e qualche cos'altro, ma intanto ci siamo, partiamo, lavoriamo e devo dire che è un bel carnevale, un carnevale importante e dignitoso. Un carnevale più ricco dello scorso anno, ci saranno due giorni di sfilate con gruppi in maschera e anche un carro allestito dalla scuola Don Milani se non sbaglio, e poi la sera in piazza sia la domenica che il martedì ci saranno spettacoli musicali, spettacoli con prestigiatori, le chiacchiere, i truccatori di strada, in più anche degli eventi a livello, cioè sia per i bambini, lunedì ci sarà la festa dei bambini al centro diurno per anziani, poi ci sarà tutte le sere dal giovedì grasso al martedì grasso ci saranno serate danzanti per gli anziani e anche per i disabili, il lunedì presso il centro disabili ci sarà appunto il ballo, la festa, la maccheronata appunto per i disabili.